sempre un piacere e sempre un onore presentare con Congegni di Scuolo. Certo, ci rendiamo conto che è un po' anomala come situazione, siamo due maschietti, di solito mancherebbe la quota rosa, però nel frattempo ci adatteremo. Ma farò io il velino. La quota rosa ce l'abbiamo in giuria, visto che è formata da tantissime bellissime donne. È vero. Quindi dopo ve l'andremo a presentare naturalmente, ma presentiamo un attimino quello che è il Festival Canoro Canto per te. Facciamo questa tappa di selezione perché il 6 di febbraio prossimo, durante il prossimo Festival di Sanremo, andremo a fare la nostra finale lì al Palafiori di Sanremo e ovviamente in bocca al lupo a tutti i concorrenti. Stasera selezioneremo 9 concorrenti che andremo a portare a Sanremo il 6 di febbraio 2018 al Palafiori di Sanremo, vi dico anche gli orari, alle 11 di mattina. Saremo, sì, ricorda? Io ricordo. Okay. Alle 11 di mattina ovviamente faremo una spedizione da Salerno a Sanremo, ovviamente al Palafiori. Dopodiché la sera non faremo altro che prendere i concorrenti che si sono classificati ai primi tre posti e andranno a cantare sul palco di Casa Sanremo. E sarà una bellissima cosa, faremo la premiazione, ma tutti questi dettagli li potrete trovare sul sito www.tirrenotalent.it, quindi andate sul sito, troverete tutto quello che vi occorre. Ma Alfonso, io direi di passare un attimino a quello che è la serata. Ovviamente questa è una gara canora, ci saranno delle votazioni, ma per esserci delle votazioni c'è bisogno di una giuria. C'è bisogno di una giuria. Io lascio un attimino a te l'impegno di presentare la giuria. Grazie, io ti ringrazio tantissimo, poi avendo tutto scritto mi è molto più semplice. Ecco. Ed è anche ancora più bello presentare una giuria di amici, oltre di professionisti, iniziando dal presidente di giuria. Lui è Marcello Attanasio, direttore artistico del Festival e anche giustamente un musicista, chitarrista, cantautore, attualmente presidente e fondatore dell'associazione Music Cult. Nel 1999 viene premiato da Mogol vincendo il Giro Cantando con una borsa di studio presso il CET di Mogol, dove si è diplomato ma è anche amico di Mogol. Marcello Attanasio, presidente. E passiamo alle quote rose, la nostra cara Yana Manira, che è in giuria, cantante, attrice e presentatrice. Yana Manira. Ancora, sempre quota rosa, lei è Marcella Daniele, direttrice artistica del Bellizzi Music Festival. Benvenuta Marcella Daniele. E ancora, pianista, docente di pianoforte, Luisiana De Chiara. Il cognome ci impone una parentela in questo senso. È accompagnata, così, a livello di affetto, dalla sorella, che è una grande artista, un soprano, insegnante di canto, ed è Antonella De Chiara, che salutiamo con un grande applauso. E ricordiamo Jenny che Antonella sarà lei a seguire uno stage. Ne parleremo giusto tra un attimo. Completiamo la giuria e poi vi devo dire altre cose. C'è qualche bellissima novità. Sì. Per concludere la giuria, e concludiamo davvero bene, è a questo punto che io vi presento lei, che è una showgirl, la cover della Carrà, presentatrice, conduttrice, cantante, attrice, non so più che cosa aggiungere, la vedremo sul palco tra un po', lei è la bellissima Enza Ganà. Direttore artistico dell'evento, nonché presentatore e grande amico, Jenny Criscuolo. E presentatore al mio fango questa sera, un altro grande applauso ad Alfonso Senatore. Grazie tante. Alfonso, ci siamo. Hai accennato a quello che la rosa dei partecipanti alla finale di Sanremo è quasi pronta e quindi a gennaio presso l'Accademia di Musica Armonia a Pontecagnano si terrà circa, non abbiamo ancora deciso esattamente nei dettagli, circa una settimana di stage gratuito a cura di Antonella De Chiara e Luisiana De Chiara, che non faranno altro che approfondire un attimino quello che si andrà a portare a Sanremo. Noi a Sanremo andiamo a
portare il meglio, ovviamente, quindi è una brutta parola, ovviamente, veniamo seguiti da grandi amici e tra questi Luisiana ed Antonella, che vi perfezioneranno i concorrenti per la finale a Sanremo. Benissimo, Alfonso, io direi di iniziare la gara. Io vorrei iniziare. Sì. Io vorrei iniziare, anche abbiamo perché abbiamo tutto. I concorrenti che stanno fremendo. Sì, è vero. Ma lei non canta, lei non canta stasera. Io non canto stasera. Perché lei? Facciamo un duetto, dai. Magari lo facciamo. Allora, okay. Bando alle ciance, come si vuol dire. Okay. Da Italia Mia partiamo con il canto per te. Amici da casa, siamo pronti con il primo concorrente. La prima concorrente. Lei ha 21 anni, arriva da Salerno. Canterà un brano che insomma è anche molto bello per me, che ho un gusto così, magari mi sbaglierò, ma è bello. 50.000. La presento io? La presenti tu? Chiara Barone. Ciao Chiara, il microfono tuo. Allora, recuperiamo il microfono. Sì, in diretta, sì, prendi il microfono a Chiara. Tanto, sì. Prego Chiara, questo ecco è il tuo microfono, noi ti facciamo un grande bocca al lupo. Io direi di lasciarti cantare adesso, che dici? Sei emozionata? Ma tu oltre che cantante sei anche una ballerina, ma di questo ne parleremo tra un attimo, dai, ti lasciamo cantare. Quindi Chiara Barone con 50.000. Vai. Thank you.
Chiara, complimenti, complimenti in bocca al lupo pure a te, che tu possa essere eletta per venire a Sanremo con noi. Chiara, tu oltre che cantare, stavamo dicendo, sei anche una ballerina. Sì. Quindi alla fine, perché alla fine dello spettacolo, della gara, avremo una serie di ospiti, ovviamente ospiti che si sono già qualificati per Sanremo. Tu non ti sei ancora qualificata per Sanremo, ma ci darai un'esibizione di ballo con un altro ballerino. Bene, Chiara, portati pure il microfono, in bocca al lupo. Ciao. Ciao Chiara, abbiamo iniziato, tanto per te. E vorrei un attimino spiegare come funziona la votazione. La gara è formata da concorrenti big dai 14 anni in su, ma al di sotto dei 13 anni, fino ai 13 anni, classificata categoria voci bianche. La categoria voci bianche, stasera avremo alcuni concorrenti che si esibiranno e il prossimo tra poco, quindi faremo due premiazioni, la giuria dovrà votare due volte sia per la categoria voci bianche sia per la categoria ospiti. Benissimo, io direi di chiamare qua sul palco la prossima concorrente, che è? Dico io? Sì. Allora, questa è piccolina, qua abbiamo, questa è davvero piccolina. Chiamiamo sul palco Giorgia Pia Brenga. Giorgia Pia Brenga. Eccola. E lei ha preferito evitare le retrovie, è venuta Brava. Direttamente da... Ciao Visto, Giorgia. Attenta, lei sapeva che qui c'era la X dove fermarsi? E è stata precisa proprio. Vuoi vedere come indoviniamo quanti anni hai? Eh? Hai 7 anni? È sì, vero? E che anni. Ci fai ascoltare stasera? Tra le granite e le granate. E chi la canta sta canzone? Francesco Gabbani. Ma stasera la canti tu, dai. Sì. Sì. Ok, Giorgia Pia Brenga con Tra le granite e le granate. Un applauso. Brava. Dietro le spalle un morso di felicità, davanti al tuo ritorno alla normalità, lavori o feste comandate, lasciate ogni speranza voi che entrate.
nome che c'ho pure lei. Giorgia Pia, bello. Ma chi te lo doveva a dire che stasera Pia ti dovevano presentare due presentatori? Dai. Sei contenta? Dimenticalo. Sì. Allora, dimenticalo. Un tuo giudizio. Come hai cantato? Bene. Certo che hai cantato bene, sei stata bravissima. Giù. Complimenti, Giorgia Pia. E in bocca al lupo pure a te. Ciao. Portati pure il microfono. Porta il microfono, esci dal parte? Va bene, va così. Sì, non è un problema. Allora, adesso ripassiamo alla categoria big. I big. Abbiamo una ragazza. Adesso. Da dove arriva questa ragazza? Questa ragazza, innanzitutto, ha 22 anni e arriva da Cava di Tirreni, provincia di Salerno. Lei è Sara Bottiglieri. Ciao Sara. Buonasera. Ma mettiti pure al centro, dai. Una minuccia in mezzo a due maschietti qua. Eccoci allora, qua. Parliamo prima con i concorrenti, dai, decidiamo così, vogliamo sapere. La giuria deve sapere ovviamente. Se sei fidanzato o no. Appunto. Bisogna dirlo a casa, altrimenti uno che fa. Oh. Sara, tu hai già partecipato qualche volta Accanto per te? Sì. A tanti altri concorsi, immagino, sì. E quindi sei tra le candidate a venire a Sanremo con noi. Ah. Quindi è per questo noi ovviamente ti auguriamo che tu possa farlo davvero, quindi grazie. Che tu il 6 di settembre, di febbraio, perdonatemi, possa essere con noi al Pallafiori di Sanremo. Quindi tu adesso cosa ci canterai? Cosa canterai? Ma che freddo fa? Ma non tanto perché si suda abbastanza. Effettivamente qui fa un po' caldo, però. Ma che freddo fa? Che è una canzone cantata da chi? Nada. Ma questa sera la canterà lei, Sara Bottiglieri. Che freddo fa? Aspetta, dove vai? Ma dove vai? Subito scappi via. Godiamoci un altro po' di applausi, un altro po' di videocamere. Tante qua negli studi. Ecco. Guarda, è un bel quadretto. Siamo bellissimi. Sara Bottiglieri con Ma che freddo fa, e ovviamente ti becchi anche tu un grande in bocca al lupo per la tua partecipazione a Sanremo. Grazie a te. Un'altra cosa, portati pure il microfono, grazie. Grazie.
Ed è la volta, queste cartelle gialle quando ci vedono, voi del pubblico a casa ci vedete benissimo, esatto, le cartelle sembriamo gialle. Sembriamo quelli che lavorano in autostrada. È vero, è vero. Anas, non si può dire, ma fatto pubblicità per tanto. Io vorrei un attimino ascoltare il presidente di giuria, se è possibile. Magari, sì, diciamo, sì. Allora, eccoli, ecco il microfono. Presidente di giuria. Buonasera, benvenuti. Marcello Attanasio. Siamo sempre molto felici e soddisfatti ogni volta che riusciamo a fare sempre una tappa, soprattutto quando è televisiva, quindi significa che il festival funziona. Ricordiamo sempre che dal 2011 che è partito questo festival, da un'idea di Jenny Criscuolo che mi propose 6 anni fa, e quindi se dopo 6 anni siamo ancora qua significa che si cresce sempre di più. Ovviamente io voglio... questo lo dico anche quando sto fuori con altre persone che non sono della Campania. La Campania ultimamente sta crescendo proprio grazie a questi festival, a questi concorsi. C'è tantissimo lavoro dietro per organizzare una tappa, sia che venga fatta in piazza e soprattutto quando viene fatta televisivamente. Quindi va un applauso a Jenny, certo, che diciamo un applauso a Jenny che riesce... insieme a Marcello Attanasio hanno dato vita a questa creatura che sta... festeggi 6 anni, insomma, quest'anno. Eh sì, a ottobre, sì. Ottobre 2011 abbiamo fatto la prima tappa e quindi è il 6° anno. Speriamo, certo, di farne tante altre. Ci sono, bene, due cose che hanno contribuito tantissimo a far crescere questo festival. La prima è la musica, la seconda è l'amicizia di tutti quanti voi, no, di tutti quanti, giusto, chi ha creduto in questo progetto, e la prova è che andremo a Sanremo, e non è una cosa da poco, certo, naturalmente. Cioè, è molto importante, Sanremo. Il festival per i ragazzi ovviamente non è soltanto un momento di visibilità, ma è soprattutto un momento di aggregazione vera e propria, un po' come si fa con le associazioni culturali. Sono presidente di associazione e so come funziona questa cosa qui, perché i ragazzi fanno amicizia, c'è un interscambio tra di loro, anche degli scambi musicali, nascono delle nuove collaborazioni, cioè, quindi anche la forza della musica, creare, esatto, educare, non c'è i ragazzi più. A una competizione sana è importante. Esatto, è una competizione sana che poi alla fine competizione non lo è più. Appunto. Perché ho visto molti ragazzi essere contenti, cioè di altre persone che hanno vinto, anche se loro non passano una tappa o meno, per loro è influente questa cosa, sono proprio davvero contenti di vedere i propri colleghi ad andare avanti, quindi è molto bello. La musica poi alla fine è la cultura e l'arte, certo, ci insegna questo. Qua non siamo soltanto qua per vincere per dei numeri, sì, è bello vincere, ma l'importante è davvero stare sul palco e riuscire a dare delle emozioni, delle sensazioni a chi sta poi da casa o chi sta qua, certo, dal pubblico. Ok, e infine non vi voglio prolungare, no, perché i tempi sono televisivi e quindi abbiamo poco tempo. Voglio dire ai ragazzi, ovviamente studiate sempre un po' i brani, fate una buona ricerca dei brani, vi consiglio sempre di cantare in italiano, anche in inglese ovviamente, però fate una ricerca anche soprattutto sulla musica italiana, anche i pezzi degli ultimi 20 anni, non cercate per forza di cosa sempre brani retro, che sono ovviamente bellissimi, sono la storia della musica italiana, però fate una ricerca del brano, una ricerca soprattutto della tonalità, cercate di poter, se avete la possibilità di avere qualche musicista che vi cambia l'arrangiamento, sarebbe molto interessante ascoltare dei brani, anche se sono vecchi, però con un arrangiamento moderno potrebbe dare qualcosa in più al brano. Del resto i talent televisivi insegnano proprio questo, c'è stato un rituffarsi nella vecchia scuola, diciamo, delle canzoni, quelle importanti italiane, riarrangiate e cantate da nuovi protagonisti. Certo. Lo diceva lo stesso Mogol quest'anno nel festival, Marcello, appunto sì, questa infatti, era la linea che portava. Mogol diceva anche ovviamente di cantare in italiano e di avere, insomma, essere un po' più convinti quando si va sul palco, essere decisi e studiarle davvero le canzoni, i pezzi, scoprire anche il testo, che cosa significa, che cosa si va a cantare, quindi cercare un po' di più l'interpretazione sul brano. Marcello arriva dal set, si sente, insomma, c'ha questa preparazione. E vabbè, diciamo che anche della... sono molto per l'interpretazione, chi mi conosce lo sa, ovviamente, se riesce uno a mettere tecnica e interpretazione insieme sarebbe il massimo. Il massimo. Infine, e dico l'ultima cosa, chi ha un brano inedito lo porti, noi siamo sempre contenti, perché poi queste cose noi le facciamo ascoltare anche ai piccoli produttori, amici nostri che stanno lì a Salerno, abbiamo anche dei progetti tipo Suoni d'Artista, che ricordo ancora una volta, certo, che facciamo anche con la New Generation Music Team, quindi
Se ci sono degli inediti, noi ben vengano, siamo disposti a farli girare un po' di più. Perfetto. Benissimo. Adesso, in quanto tale, come presidente, è circondato ovviamente da tutta la giuria che sono inquadrati in questo momento, e quindi ringraziamo la giuria. Dopo avremo modo di ascoltare anche gli altri giurati, ovviamente. Benissimo, grazie Marcello Attanasio. Ritorniamo alla gara con le voci bianche, con Miriam Cerino e Francesca Barra. Due bamboline! Mettetevi al centro, siete bellissime davvero. Vieni qua amore, vieni vicino, ecco qua. Miriam Cerino e Francesca Barra, ecco che 8 e 9 anni, non vi dico chi ha 8 rispettivamente, vero? Chi è che ha 8 anni? Io ho 18 anni. Ecco. Indovini che tu c'hai 9 anni, vero? Bene. 9 anni. Ok, vi lasciamo cantare, dai, non vi vogliamo far emozionare. Vediamo se c'è il microfono. Vediamo un attimino. Recuperiamo? Ce l'hai? Sì, sì. Ah, perfetto, ah, ok, perfetto. Benissimo. Okay. Miriam Cerino e Francesca Barra con... Ah, con... Un amore con così grande. Un amore così... Grande. Sono brave. Sono brave. Io avevo detto che sono presentatrici. Tu dolce sempre di più.
cantato. Complimenti, davvero, di cuore. Io vi riascolterei, veramente. Facciamo così. Magari se c'è tempo dopo la rifate, alla fine? Sì? Forse però, Ok? Benissimo. Quindi Miriam Cerino e Francesca Barra che ci hanno fatto ascoltare splendidamente, direi. Un amore così grande. Loro cantavano, la cosa bella che loro cantavano guardandosi, no? Loro ogni tanto si girava e faceva... No, hanno dato, cosa hanno che io dato un'interpretazione. Vedi? Ma non voglio. Ah, già, scusi. Ok. Allora, concediamo queste due bambole. Queste due portatevi registri. Pure i microfoni con voi, dai. Ve li regaliamo, dai. Ok. Dai, Miriam e Francesca. Complimenti. Ciao, Miriam. E in bocca al lupo. Ciao. Lo consegna loro. È la volta adesso di un maschietto. Venga. Ah, più al centro. Venga così. Qui, venga. Va bene qui. Così? Sì. Ok. Bene. Avrei preferito una bella bionda. Lo so. È stato lei a chiamarmi. Quindi... È vero. Ok, facciamo così. Facciamo venire una bionda della giuria qua sì, e tu li siedi sì. Lì. Ne abbiamo qualcuno, okay. Possiamo già iniziare. Bene, prossimo concorrente di Canto per te a Italia Mia è Gabriele Cirigliano. Vieni Gabriele. Gabriele Cirigliano. Già microfonato, ah, ovviamente. Gabriele, tu ci fai ascoltare un bellissimo pezzo di Battisti, esatto. Che è emozione. Tu c'hai 19 anni, sì, vero? Sì, 19 anni. 19, veramente no. 19 anni. Facciamo 29, va. Ti piacerebbe avere 19, sì. Lui arriva da un posto bellissimo, dalla Basilicata, Jenny. Esatto. Dalla Basilicata. Sì, è un nome bellissimo. Il paese, la cittadina, insomma, si chiama Castel Saraceno. Bello. Ci sei mai stato? Mai. Mai, nemmeno io. Okay. Che significa? Potremmo andarci. Ok, che benissimo. Allora, se verrai con noi a Sanremo, se ti classifichi per venire a Sanremo, noi ti veniamo a trovare tutti quanti a casa tua. Okay. E tu prepara da mangiare, ovviamente. Ok. Vabbè, okay. Siamo bene, poveri. Con emozioni, Gabriele Cirigliano. Grazie. Vai, alla grande. Passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole fa dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore. Uscire dalla brughiera di mattina dove non si vede un passo per ritrovare se stesso.
parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore, per ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno. Emozioni, l'emozione è il titolo della canzone, ma direi che le emozioni davvero ce le hai fatte provare stasera. Grazie. Complimenti. E l'anno prossimo che festeggerai i tuoi 20 anni ritorna, va, esatto, bene? Va bene? Ok. Grazie a te. Gabriele, ciao, grazie a te. Salutaci, bocca al lupo. Ok, buonasera. Jenny. Io vorrei completare il discorso per quanto riguarda le votazioni. Stasera verranno scelti, come dicevo prima, le voci bianche, sono pochi stasera ovviamente, i big, i primi tre, primo, secondo e terzo posto, ma la giuria avrà il compito di selezionare altri tre nominativi, altri tre concorrenti a loro ovviamente discrezione, che potranno partecipare alla finale a Sanremo. Quindi funzionerà in questo modo. Quindi oltre i tre del primo, secondo e terzo posto ne sceglieranno la giuria altri tre che vorranno venire con noi a Sanremo. Beh, Alfonso. Beh, fa piacere, una bella notizia. Dai, sì. Solo belle notizie. Veramente. Giusto. Sì, effettivamente. Passiamo al prossimo concorrente, continua la gara, continuiamo Canto per te, lo facciamo con un ragazzo che ha 34 anni, arriva da Ponte Cagnano, lui è Ciro Chiscuolo. Prego. Ciao Ciro. Buonasera. Come stai? Bene, bene. Beh, grazie. E collegandoci al discorso di quello che diceva Marcello prima, parlare di canzoni al microfono, Ciro, grazie. Sì, sì. Parlare, cioè, quello che diceva Marcello prima, di evitare magari, se possibile, pezzi un pochino datati. E Ciro stasera ha scelto di portare un pezzo che non è assolutamente datato, ma è di recente, quindi io francamente non lo conosco nemmeno. Beh, c'ha un'età, è attempato. Scusi, ma io qualche capello lo tengo ancora, grazie. Grazie. Appunto. Siamo grandi amici, si vede. Allora, qual è la canzone che ci si chiama? Ragazza Paradiso, sì, di Ermal Meta. Grande Ermal Meta. Bene. Diciamo è stata la scoperta dell'ultimo Sanremo, e abbiamo un bravissimo autore. Bravissimo autore, bravissimo cantante, ma per la maggiore, bravo. E ci canta Ragazza Paradiso. Lui è Ciro Chiscuolo. Per i prossimi anni, ma che sai?
siamo due gocce dello stesso mare, ma abbiamo già trovato l'ultimo amore, nemmeno un'ombra nel tuo sorriso. Beatrice non avrebbe niente da insegnarti, ragazza paradiso, nei tuoi occhi c'è il cielo più grande che io abbia visto mai, e le tue braccia uno spazio perfetto in cui ci tornerei per sempre, in cui ci resterei per sempre. E di tutta questa vita io non butterei via niente, solo una mi completa tra milioni di persone. Ogni cuore ha le sue pieghe, ogni volto ha le sue rughe. Non hai fatto mai promesse, ma le hai mantenute tutte. Sì, le hai mantenute tutte. Tu le hai mantenute tutte. Sì, le hai mantenute tutte. Nei tuoi occhi mai, e le tue braccia uno spazio sicuro in cui ci tornerei per sempre, in cui mi perderei per sempre, e poi ci resterei per sempre. Sì. Grazie. Aspetta Ciro, aspetta. Io ho ascoltato la canzone da dietro le quinte ed è stata bellissima, davvero. Mi hai un po' anche condizionato ad ascoltarla. Grazie a te. Ciro, in bocca al lupo. Ciro bravo. Tanto la Giulia ha già votato quando noi diciamo queste cose. Sì, è vero. Oh. Antonella De Chiara. Vorrei un attimino ascoltare te. Dov'è il microfono di Antonella De Chiara? Ecco. C'è da Marcello Attanasio. Buonasera. Antonella, tuo sarà il compito di un po' perfezionare questi cantanti, che alcuni che stai ascoltando stasera verranno a fare lo stage a Sanremo e verranno prima di tutto da te a fare lo stage di preparazione per Sanremo. Tuo parere, cosa ne pensi di quello che stai ascoltando? Ma è sempre interessante ascoltare voci che non si conoscono, perché senti sfumature, senti cose sempre nuove. Quindi se da un lato emerge sempre il desiderio di analisi, tra virgolette, tecnica, hai il desiderio di percepire qualcosa a livello emotivo, e questo secondo me è quello che sta venendo fuori stasera. Ed è sempre difficile poi essere lì, è sempre molto complicato. Al di là delle canzoni. Assolutamente. Bene, grazie Antonella. Di nulla. Grazie. Antonella. Prossima concorrente, grande soprano a livello internazionale, insomma, quindi dobbiamo dirle delle cose, sono importanti, e ci reggiamo della loro amicizia e collaborazione. Un artista che ci invidiano in tanti. Complimenti, Antonella De Chiara. Adele Losco, prossima concorrente. Chi è? Lei così se ne esce all'improvviso. Adelina! Adelina! Adele, prego, si accomodi pure al centro. Adele è un po' tesa, ma Genna. Adele, da dove arrivi tu? Da Angri, provincia di Salerno. Provincia di Salerno. Bene. Vicino Pompei. Sì, conosco. Adele, cittadina, anzi salutiamo tutti gli amici di Angri. Non so se sbaglio, credo che Adele abbia 20 anni. Sì. Bene, ti ho azzeccata stavolta. No, perché quindi lui ne azzecca poche sulle età, sì, capito? Infatti. Giustamente. E allora, cosa canta questa ragazza molto così, già pronta, insomma, da per lo spettacolo? Cosa ci canta? Amami di Mine Celentano. Bene, emozionata? Un po'. In bocca al lupo, Adele Losco. Grazie. Adele Losco, vai alla grande. Se non ti avessi amato mai, adesso non saresti qui,
faccia ai tuoi addii contro la nostra volontà. Adesso è qui, amami, 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 indifferentemente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, amami, indifferentemente sì, senza ragione né pietà, semplicemente così. Non ti avessi amato mai, ora chissà cosa farei, tra chi rinuncia e chi ti abbraccia, tra chi capisce come sei. Pericolosa amica mia, sarò un pericolo per te, se fosse affetto me ne andrei, ma per me affetto non è. Amami, amami, indifferentemente sì, con la tua vita nella mia, ricominciando da qui. Amami, amami, indifferentemente sì, senza ragione né pietà, semplicemente così. Oh, eccoci! Adele Rosso. Amami, amami. Bellissima la canzone di Mina Celentano. Mina Celentano, Mina Celentano, Mina Celentano. In bocca al lupo pure a te, grazie. Adele, grazie a te. Adele, portati pure brava, il microfono. Ci vediamo, il microfono lo porti e poi lo recupereremo. Jenny! Nell'attesa adesso c'è, venuta, c'è, una, c'è una parentesi adesso musicale, un ospite, sì, ovviamente, è un ospite della giuria che è andato a prepararsi naturalmente, ah, però io vorrei ascoltare un attimino altri componenti della giuria. Iana Manira, dov'è il tuo microfono? Diamo il microfono a Iana Manira. Continuiamo a conoscere la giuria del Canto per te, novantonella De Gara, Marcello, il presidente nostro amico. Adesso è la volta di Iana Manira. Prima di ascoltarti io vorrei un attimino fare uno spot pubblicitario, sì, che voglio ricordare, la masterclass con il maestro Adriano Pennino e la vocal coach Norma Imbriano, che si terrà a Bellizzi presso la sede della Dance Academy in via del Commercio i giorni 11 e 12 novembre 2017. Quindi per info i presenti stasera potranno rivolgersi a Iana ovviamente o chiamare al numero 339 53 42 228, quindi è uno spot pubblicitario. Iana. Grazie. A parte complimenti a voi, insieme siete sempre bellissimi. No, ancora di, sai, più, ancora di più, ancora di più, ancora di più, favoloso. Beh, esagera, esagera. Non esageri. No, esageri e pure. Quindi, complimenti ai concorrenti perché hanno incominciato bene, però voglio fare una mia critica e tu lo sai. Alla ragazza che si è esibita prima, purtroppo io oggi lei ha offeso un po' la musica, perché per me Canto per te, tu lo sai, è una cosa importante. Io sono per la critica, però io credo che l'abito fa la canzone e quindi ho detto tutto, punto. La giuria, cioè, ovviamente voterà per voterà questo, anche per questo aspetto. Marcella Daniele, Marcella.
Sì, buonasera a tutti. Bellizzi Music Festival. Sì. Siamo stati tutti quanti i tuoi ospiti. Ho presentato, ha presentato questa sera, ma so che c'è un progetto per Natale. Sì, ci sarà uno spettacolo della nostra associazione a Natale, il 20 dicembre, a Bellizzi. Però comunque grazie per l'invito per questa sera. Grazie a te. Ascolto belle voci che emozionano anche, sono molto contenta di questo, però ci sono anche delle cose che... Non è molto piacevole ascoltare, quindi è una cosa normalissima, pure questa. È così. Bene. Quindi magari chiedo ai ragazzi di studiare un po' in più in modo tale di... Vorrei ascoltare anche Luisiana De Chiara. Per concludere, Luisiana De Chiara, la bionda... Tra le bionde. La bionda con gli occhi azzurri. Buonasera a tutti, grazie di questo invito che io accolgo sempre per con noi molto piacere. Qui, io sono sempre con una parola di lode per Jenny per questa idea straordinaria di questo canto per te. Io ogni volta che lo vedo gli faccio i complimenti perché effettivamente è stata un'idea che è volta alla valorizzazione della musica e del canto, ma è anche un incentivo per i ragazzi per portare avanti dei sogni che oggi accompagnano quelli che hanno delle belle idee con la musica come noi. Quello che più mi colpisce positivamente stasera, diciamo che io sono una di quelle che si entusiasma per tutto, però insomma quello che mi entusiasma e che mi colpisce più di tutto è vedere innanzitutto dei ragazzi che spaziano un po' anagraficamente dai piccoli ai più grandicelli, però che abbracciano un repertorio di gusti musicali che va dalle avanguardie, quelle più vicine cronologicamente ai nostri giorni, che vanno anche un pochino indietro col tempo, per esempio Emozioni di Battisti, ho visto le stesse, anche avanti con il tempo. Esatto, le stesse canzoni che abbiamo già ascoltato. Questo mi piace molto perché molte volte questo gusto reinterpretato diciamo da giovani, anche piccolissime, le bambine per esempio che cantano Un amore così grande, sono strepitose secondo me. Come dire, si avvicinano molto ai nostri, a quello che è le nostre percezioni emotive, no? E quindi ci coinvolgono al massimo. Poi per il resto, se studieranno, se faranno i cantanti, se non li faranno, diventa un accessorio. Io sono contenta invece di questo approccio vivere le emozioni importante che si stanno vivendo adesso. E che loro riescono questa sera a mettere in piazza, diciamo, in questa location bellissima che è una location televisiva. Grazie a te la tua idea. Grazie a tutti voi, grazie Luisiana. E allora abbiamo conosciuto la giuria, ma una parte della giuria tra poco la vedremo qui sul palco. Sì. Sono già, credo che sia già pronta. Sì. Possiamo già dire qualcosa? Sì, sì. Ma io direi di farla venire qua sul palco. Va bene. Allora, signori e signori, amici da casa, amici in studio, è con grande piacere che vi presentiamo la showgirl per antonomasia. Lei che davvero è stata definita l'unica vera cover della Carrà, della mitica Raffaella Carrà, ce l'abbiamo qui solo noi. Lei è Enza Gana. Buonasera, ciao Enza. Non puoi che posizionarti al centro, qua, dai. Io su questa pastellina. Benissimo. Ciao, come stai? Buonasera. Tu hai lasciato per un attimo la giuria e sei venuta qua per farci deliziarci con un po' della tua musica. Stavo aspettando questa parola, deliziarci, come dici te. Stasera veramente mi trovo tra... Sì. Ecco. Il cudine e il martello. No. Pippo Baudo e Mac Buongiorno. No, scusa. Non diciamo chi dei due è l'uno e l'altro. È il mio preferito. Sì. Lo posso dire? Sì. No, sì, non lo dico. No. Lo dica. Noi siamo, non lo dico, non lo lei dico. Lo sa che noi siamo molto aperti a ogni sua. Non lo dico. Non lo vuoi dire? No. Attenta a quello che riesce dalla bocca. No. Se lei lo dice meglio, siamo anche in diretta, così ascoltiamo velocemente anche la sua interpretazione. Lei stasera fa una cosa bellissima. Sì. Che cosa ci fa ascoltare? Non lo so. Bene, perfetto.
C'è sempre un momento durante la trasmissione in cui i due presentatori si trovano in difficoltà, lo fa apposta. Sì, 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 sì. È un qualche cosa che si balla, ovviamente. Allora, facciamo così, e noi ti lasciamo. Con le mani, Non vi fermate. Allora, possiamo definirla. Noi ti lasciamo sulla stellina, Sulla stellina, ma sì. Io me ne vado un po' di là. Vorrei. Di ma posso arrivare anche un po' più avanti? Sì, naturalmente. Sì. Arrivo dove sta l'altra stellina. Senza, ovviamente, lanciarsi dal palco. No. Volevo soltanto ricordare che Enza Canà è stata ospite anche di un programma televisivo nazionale molto importante con il nostro amico Teo Mammucari, l'anno scorso, credo. Ha avuto un grandissimo successo in giro per l'Italia con il suo spettacolo, appunto definito tale per la sua Raffaella Carrà, ma non è soltanto Raffaella Carrà, lei è anche conduttrice, presentatrice ed è molto vicina, e questo mi piace molto sottolinearlo, anche ai progetti di solidarietà. E questo lo dico perché la conosco bene, per cui è ancora più bello tutto ciò che fai in prospettiva per aiutare gli altri, e questo ti fa grande onore. Ho detto tutto. Lasciamo il palco, grazie. Lasciamo al pubblico la nostra grandissima Enza Canà. Lasciatemi cantare. Lasciatemi
forza Ganà, una forza della natura questa. Ma mettiamoci qua al centro, dai. Ancora un applauso a Enza Ganà. Grazie. Sei stanca? No. Vero? Okay. No, non sono stanca perché io... Perché lei fa palestra, perché lei è sempre... No, non faccio palestra, lo sai. No, io uso le Duracell. Ah, c'ho le batterie Duracell. Va bene. Grazie a te. Ciao Enza. Grazie Enza. Allora, adesso abbiamo la pubblicità, ma sì. Prima della pubblicità io vorrei un attimino fare un piccolo appunto. Perdonatemi se lo faccio in diretta, ma è stato fatto in diretta e in diretta lo devo... vorrei che la giurata Iana a fine trasmissione cortesemente chiedesse scusa alla concorrente che poi non era il momento di parlare in quel modo di una concorrente, è venuta qui a cantare come tutti quanti gli altri, quindi i giurati devono astenersi da certi giudizi in diretta. Ok, grazie e andiamo avanti con la pubblicità. Bene, ben ritornati accanto per te in diretta televisiva dagli studi di Italia Mia e andiamo avanti con la gara. Abbiamo avuto una parentesi musicale molto bella con la nostra cara Enza Ganà, un medley che ci ha presentato poco fa ed è stato meraviglioso. Io direi di procedere con la gara, ovviamente. Continuiamo con la gara. È la volta adesso di Rabina Martinova. Quindi andiamo anche oltre frontiera, oltre frontiera, un nome, un cognome che è tutto un progetto. Rabina Martinova. Prego, si accomodi pure al centro, come tutti i concorrenti, ovviamente. Ciao. Buonasera. L'età stavolta non la diciamo. No, tu sei di Salerno e ci fai ascoltare, anzi, interpreti un brano che è un tango, vero? Un tango dell'amore. Però. Un tango dell'amore. Dell'amore. Il tango è un po' per antonomasia il ballo dell'amore, ovviamente, quindi tu stasera ce lo farai vivere. Spero. Martina, quindi. Lei arriva da? E io sono da Bulgaria. Dalla Bulgaria. C'è un microfono, infatti, scusate. Vieni un po' avanti. Funziona? Allora, ci fai ascoltare la tua canzone che è Tango Samet, giusto? L'ho detto bene? Però è dell'amore. È un tango dell'amore, quindi... Allora, mettiamo il microfono più vicino alla signora, così va bene. Scusate, ovviamente... Ok, buonasera a tutti. Applauso, facciamo un bel applauso. Vi lasciamo con Rabina Martinova, con il suo Tango dell'amore. Grazie. Vai. Buon ascolto, Questo amore vive così, tra mille bugie, i letti diversi e i giochi d'amore, il brivido sale tra mille pazzie, io volo, sono te, tu spogli, sono me, e mentre mi baci accarezzi il mio corpo, e i miei vestiti cadono giù quando nasce un amore fatto di tanta passione. Il fuoco assale la mente, ti uccide dentro il cuore, lasciandoti un segno che non va più via. Questa morra è follia, che non sta bene neanche a Dio.
amor. Questo amore non ha più regole, è un amore tanto colpevole. Di questo amore nascosto che voglio ad ogni costo, per fare l'amore sono con te tu, voi sono me. Io spoglio, sono te. E con i miei baci accarezzo tu. E i tuoi vestiti cadono giù quando nasce un amore fatto di tanta passione. Il fuoco assale la mente e ti uccide dentro il cuore, lasciandovi un segno che non va più via. Grazie. Martinova con il tango dell'amore, vai, diamogli un titolo all'italiano. Fiorino Zigano? No. Conosce la canzone di Fiorino Zigano? No. Nemmeno io, ecco. Così giusto per dire. A volte okay. Uno cerca di Rabina Martinova, in bocca al lupo, grazie. Grazie. Ciao Rabina. Venga. Prossima. Come va? No, tutto bene. Lei? Siamo a metà strada, eh? Siamo a metà strada, beh. Sì. Prossima concorrente. Prossima. Iris Francesca Mattioli. Vieni, Iris. Iris Francesca Mattioli. Noi aspettiamo che arrivino qua sul palco e poi, ovviamente, prego Iris, sempre ciao, al centro. Iris. Noi preferiamo essere ai lati delle concorrenti. I concorrenti li mettiamo a un lato, le concorrenti siamo al centro. I presentatori vanno via. Volendo. Iris Francesca Mattioli, che sei di... Carpino, in provincia di Foggia. Quindi hai fatto un lungo viaggio naturalmente per essere qua con noi e di questo ne siamo veramente felici che tu abbia scelto Canto per te per partecipare. Tutta colpa mia, un pezzo di? Elodie. Benissimo. Iris Francesca Mattioli con Tutta colpa mia. È tutta colpa tua, sì. È tutta colpa tua, io lo dico sempre, tu canta, non ti preoccupare. Gennaro, tu la devi smettere di trattare così... Se tutta colpa mia non me lo perdonerei. Quante volte hai detto il tempo non cancella. Nella mia stanza l'odore di noi che non passa mai, che lentamente scivola come pioggia su di me e mi bagna la faccia lascio un solco perfetto di sorrido distrutta. Sono pazza, lo ammetto. Amore, andiamo via. Chiudo gli occhi, non mi importa, ma tu portami via. Amore mio. Ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato via. Ancora. Sì, forse è solo colpa mia, così non ci pensi più. Sono molto
qui tra le cose da fare, io cerco la calma vivendo la normalità. Nei messaggi nascondo il bene che sento, riempie i polmoni e so già, noi due siamo diversi, ma come due pazzi. Ci urliamo contro e poi passeremo la notte dicendo. Due nomi, Iris, grazie. Francesca, ma hai cantato per due, quindi Iris, come preferisci essere chiamati? Iris o Francesca? Iris, la maggior Iris. Parte mi chiamano così. C'era un allora, film, Iris c'era Mattio. Un film con il nome Iris, ti ricordi sì. Che c'era un film? Eh? Una cosa del genere, adesso sì. Adesso dopo ci vedremo di capire. Iris, in bocca al lupo, e che tu possa venire a Sanremo con noi. Grazie. Ciao, sì. Ciao, ciao. Prossima concorrente, Vitalina Mensa. Vitalina con Mensa. Il suo microfono. Vitalina Mensa. Sempre al centro, prego. Vitalina Mensa. Buonasera. Allora, diciamo, scopriamo anche un po' il backstage. Vitalina Mensa era lì, insomma, su una sedia che si era addormentata e pensava che c'era ancora da aspettare 3-4 cantanti. Invece era pronta l'undicesima. Meno male che ogni tanto noi andiamo a bussare, ma comunque è pronta. 14 anni di San Gregorio Magno e ci fa ascoltare un pezzo di Mina che mi sei scoppiato dentro al cuore. Sì. Vitalina Mensa. In bocca al lupo. Succederà. Come nessuno m'ha guardato mai, mi sento.
un'interpretazione magnifica, grazie. Brava, grazie Vitalina, complimenti. Da San Gregorio Magno. Da San Gregorio Magno. A piedi sei venuta? No. No, non arriva. Ok, complimenti, grazie. E in bocca al lupo pure a te. Ciao, puoi tornare a dormire, grazie. Allora, signori della giuria, altri due concorrenti, dopodiché avremo un bel po' di ospiti, ospiti che sì, sono già a Sanremo, quindi vi diamo tutto il tempo di ovviamente fare i vostri conti per decidere chi verrà a Sanremo con noi, chi vincerà questa tappa di Canto per Te. Molto importante, continuiamo con la gara e lo facciamo con un inedito. Bene, bene, sì. Inedito, quindi per la giuria parliamo di un inedito, lui... È un ragazzo che arriva da dove? Da Napoli? Da Napoli. Bene, quindi vicino. Eccolo. E... Luigi Passero. Luigi Passero. Ciao Luigi, vieni. Prego Luigi. Buonasera. Luigi, allora. Prego, mettiti pure al centro. Luigi. Buonasera. Ci fai ascoltare un pezzo inedito, so, abbiamo detto. Che vuoi ascoltare qua? Questo mi ricorda qualcuno. Jenny, vieni un po' qua. Questo, vieni qua, vieni qua, Jay. No, fate finta di non sentire. Questo mi ricorda, vieni qua. Questo mi ricorda quel tipo, quello chef, quello lì di Cinta di Ma sai cucinare? No. Ah, no, ecco. Questo somiglia uguale allo chef. Cannavacciuolo. È lui. Attenzione, bene. Abbiamo Cannavacciuolo che canta. Facciamo finta di niente a casa, non avete sentito. Bene. Simo. Allora, lui arriva da? Napoli. Da Napoli. E Cannavacciuolo è sicuro, è di Napoli. È lui, eh. Ok. Sarà lui. Vabbè. Simo Accussì. Un pezzo inedito, chi l'ha scritto? Ah. Io. Ecco, musica e testo. Io e di Antonio Papaccio sono le musiche. A chi lo dedichiamo questo pezzo? Lo dedico a mia suocera che non c'è più. Quindi l'hai scritto apposta per lei? Sì. Bene, bene. Non è facile scrivere una canzone per la suocera. Complimenti. Bravo. Luigi Passero con Simo Accussì. Sole, da vedere lontano, Simo Accussì, da vedere lontano, tenendo da ve mano, vegare da lontano, non stiene più una mano, pace sollevando, guardando mare, che abbraccia l'isola. Da lontano sento che non stai carinta una lacrima caruta non l'ora mai fornuta una maschera e chinza favore e chi ti sta vicino e t'appartene ancora giù e me. Piano piano da lontano, con pallone di sto mare, girano da per salutare, sapendo che non può tornare. Quanta promessa la rete ti portata, o giorni a notte rallentano. Sì, sento che non stai carinta una lacrima caruta non l'ora mai fornuta una maschera e pizza fa venire e chi ti sta vicino
grazie. Scusi i biscotti. Luigi Cannavacciuolo Passero. Luigi Cannavacciuolo Passero, mi è piaciuto. Complimenti, complimenti Luigi. Bravo. Molto, molto rappresentativa questa canzone, ovviamente scritta da te con sì. quello che tu hai vissuto in compagnia di una certa persona. Bene, grazie Luigi, grazie, bocca al lupo. Ciao, Luigi, portati pure ancora. Il microfono, vai. E allora, Gianni, abbiamo finito? Sì. Ah. No, finito, non abbiamo finito, abbiamo c'è, l'ultima, ah, l'ultima, c'è l'ultima, 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 l'ultima infatti canzone. Il presidente l'ha detto, no, ma che avete finito? No, si stava già alzando il presidente, sì. E allora? 18 anni da pagani. 18 da anni da pagani, avevo capito. 18 anni. Da pagani. 18 anni da pagani. Sì, da pagani. Chi è? Chi è? Francesca Steven. Francesca Steven. Applauso. Eccola Francesca. Ciao Francesca. Ciao Francesca. Francesca pure si è un attimino abbozzata sul lettino prima che stava lì. È vero? Ah, sti ragazzi, come si addormentano? L'età l'ho detta, la potevo intanto dire, dai. Intanto Elsa è tornata al suo posto come giurata, giusto? Sì, sì, dopo okay. l'esibizione, è tornata lì, tutta tranquilla. Ma tu pensi che siano solo parole? Sì. Ok, quindi Francesca Steven con Sono solo parole. Parole. Bellissima. Solo parole.
Francesca, Steven, complimenti Francesca. Sono solo parole, ma che parole, sono canzoni, è musica. Grazie vesti, Francesca. Sono sentimenti, sono tante tante cose. Grazie Francesca, in bocca al lupo. Abbiamo finito. Giulia, abbiamo finito. La potete riunirvi in, ovviamente per le votazioni, ovviamente. E adesso mandiamo la pubblicità. Pubblicità. A tra poco. Amici da casa, canto per te. Gianni Chiscuolo, Alfonso Senatore. Dagli studi di Italia Mia TV. Grande televisione. Anzi, io vorrei che un po' il pubblico facesse un po' un applauso allo staff tecnico che ci sta accompagnando e ci sta veramente supportando di tantissimo. Non dico sopportando, ma supportando sicuramente. Certo. Complimenti ragazzi. E allora, adesso abbiamo gli ospiti. Abbiamo gli ospiti, però devo ricordare la giuria un attimo che si è riunita. Rinchiusa, guarda che termine, rinchiusa. Sì, non aspettavano altro. Sono stati rinchiusi in conclave. Allora la giuria che dovrà giudicare, quindi usciranno quanti andranno a Sanremo, alla finale di Sanremo. Stasera quanti? Tre. Dei big, alla fine tutti quanti quelli delle nuove voci, esatto, delle voci bianche che hanno partecipato stasera, perché in effetti erano pochi. Bene. Ma questo poco ci interessa. Poco ci interessa. E poi a loro discrezione ovviamente dovranno assegnare tre posti per un'ulteriore partecipazione a tre concorrenti che stasera si sono esibiti a venire a Sanremo con noi. Benissimo. Quindi, e la giuria che dovrà depredare tutto questo è capitanata dal presidente Marcello Attanasio e poi dalla Iana Mania, Marcella Daniele, Luisiana De Chiara, Antonella De Chiara ed Enza Ganà. Questa è la giuria che in questo momento, in questi minuti, dovrà depredare i nominativi per Sanremo. Benissimo. Alfonso, io, a parte la gara, adesso abbiamo un po' di esibizioni e la prossima è un po' un balletto. Sì, ma sì, vorrei dire che tutti, a parte il balletto ovviamente che serve un po' come coreografia della serata, sono tutti concorrenti che si sono già qualificati per Sanremo nelle passate tappe di Canto per te. Bene, adesso abbiamo sul palco Chiara e Gaetano Barone della Ballo Scuola Dance Evolution 2 di Pontecagnano, Salerno, che ci faranno un'esibizione di quello che loro, ovviamente, il loro cavallo di battaglia. Mm. E li vedremo adesso sul palco di Italia Mia accanto per te. Bene, e noi che facciamo? Ce ne andiamo? Ci ritiriamo, sì. Andiamo a prendere un caffè. A tra poco. Non mi abbandoni, non mi disperi, perché
vecchia terrazza, avanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Le notti là in America erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire dalla nuvola gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, le occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Chiara e Gaetano Barone della Dance Evolution 2, grazie ragazzi e benissimo, complimenti. Bravi, bravi, davvero. Bravi. E andate, ve la voglio ricordare, avanti. Chiara è una delle concorrenti, mettiamoci un pochino un po' più avanti. Un po' più avanti così a favore di camera, ecco diciamo. Quindi stasera sei salita sul palco due volte, che complimenti. Benissimo, in bocca al lupo per il vostro, per la vostra arte. Benissimo, grazie bravi, ragazzi. Complimenti. Ecco, ma visto loro quando vanno via, quando si danno la mano e vanno via. Io e lei non ci si saluta nemmeno quando dopo ci... ce la diamo la mano. Dopo ce la diamo, ok, ce la diamo. Benissimo. Amici da casa, siamo amici... qui. L'ho già detto? No, no, ridillo. Amici da casa, siamo qui con Canto per te. Nel momento in cui la giuria è lì, è lì. E noi siamo qui. E noi siamo qui, sì. Perché dovranno uscire i nominativi di coloro che saranno portati a Sanremo. Mentre adesso un altro ospite. Bene, io vorrei chiamare un attimo qui sul palco Carmen Marrazzo. Carmen Marrazzo. La lascio un attimino posizionare al pianoforte e vi voglio spiegare una cosa. La due tappe fa di Canto per te, Carmen Marrazzo è venuta a partecipare ed era una ha cantato due canzoni, mm-hmm. Perché era una tappa divisa due, in effetti sì. Lei non poteva venire la volta successiva, sì. E ha partecipato una volta solo con due canzoni, con due canzoni. La seconda tappa abbiamo fatto le votazioni, mm-hmm. E lei ha vinto lei ha vinto quella tappa e ce ne siamo accorti alla fine. Chi aveva vinto? Si è distratto. Quindi, un attimo. Si è distratto un attimo. Sì. Quindi adesso Carmen Marrazzo è qua per farci ascoltare un suo pezzo, un pezzo riarrangiato, da lei, che sì. Piano e voce, che è When We Were Young. Sì. Quindi l'ho detto bene? Sì, no, credo di sì, non so, sì, ecco. Abbiamo detto bene. Io l'ho detto apposta diciamo, per farlo dire a te. Quindi diciamo, lo dice lei, meglio. Un grande applauso per Carmen Marrazzo. Carmen Marrazzo. Chains your ear alone.
just like a song, and I was too scared to face my fears, 'cause nobody told me that you were here. And I swear you moved overseas, that would you Marrazzo con Dica bene. We were young, l'ho detto bene stavolta. Allora, lui prima l'ha detto, diciamo la verità, l'hai detto in giapponese. No, cinese. In cinese. Sì. Bene, continuiamo allora. Con voce pianoforte. Sì. Con Simone Criscuolo. Gli Simone Criscuolo. Tempo di posizionarsi, Simone ovviamente. Criscuolo. Applauso Simone. Per Simone Criscuolo. E Simone. Dov'è? È un ospite perché la scorsa tappa di Canto per te l'ha fatto il primo posto, quindi nella sua categoria, perché bene. Simone ha 13 anni. 13 anni. E 13 viene anni. Da Ponte Cagnano. Ma è già un veterano, Simone, già un veterano. È vero, so che canta da quando aveva 4 anni. Da 4 anni. Bene, vi lasciamo in compagnia di Simone Criscuolo con un pezzo di Cristina Aguilera, bene. Che è Say Something, quindi bellissimo pezzo. Simone perfetto. Criscuolo. Canto per te. Thank you.
uso ormaietto, ai nonna finge and I we stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. And swallow my pride. You're the one that I love, and I say goodbye. Say something, I give in up on you. And I'm sorry. Simone Criscuolo, complimenti Simone, un bellissimo pezzo di Cristina Aguilera, suonato e cantato da Simone Criscuolo. Molto bravo, ha creato una bellissima atmosfera, dobbiamo dire, eravamo tutti lì nel backstage ad ascoltarlo, ci siamo fermati davvero ad ascoltarlo. E dalle un po' i messaggi che stiamo ricevendo, ci abbiamo un sacco di pubblico, abbiamo tantissime persone che ci stanno seguendo da casa, in streaming, in TV, un pochino dappertutto. E hanno fatto la diretta anche al cinema di questa... Addirittura? Sì, addirittura. Addirittura. Sì, 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 sì. Un evento nell'evento. Un evento nell'evento. Noi siamo contenti, quindi salutiamo anche loro. E continuiamo bene con gli ospiti, ma sappiamo già che forse la giuria ha quasi dato i risultati. Luisa Picerno. Vieni Luisa. Luisa Picerno, prossimo ospite. Prenditi pure il tuo microfono. Prossimo ospite, canto per te. Ciao Luisa. Luisa, tu ti sei aggiudicato il premio Vito Marletta che abbiamo fatto a Ponte Cagnano il 6 di settembre scorso, esatto, con un pezzo inedito. Quindi ti è stato assegnato il premio di Vito Marletta, un cantautore della nostra terra che non c'è più, e quindi in sua memoria abbiamo assegnato questo premio ed è stata una cosa molto bella e toccante di quello. Premio. Ok, tu ci fai ascoltare un pezzo inedito scritto da te? Sì, un pezzo inedito scritto da me, musica e testo, che si chiama Senza battere le ali. E come ho chiesto prima al concorrente, a chi lo dedichiamo? Questo pezzo lo dedico a tutte le mamme qui in sala e anche alla mia che è qui presente, anche se in diverso modo, però sono sicura che è seduta... Non lo so, si nasconde. E allora, se mi permetti, la dedichiamo questa canzone a tutte le mamme che ci ascoltano da casa. Va bene? Comprese le nostre, ovviamente, con grande affetto. Grazie mille. Con Senza battere le ali, Luisa Picerno. Grazie. Aveva gli occhi di chissà, ma
quanto costa vivere a metà. Aveva sogni in un cassetto, ma un destino troppo stretto mi raccontava mille verità. Mentre cresceva piano la mia età, sull'autostrada della vita prendevo fiato per questa salita. E tu mi conoscevi e tu mi sostenevi, solo come sai potevi fare tu. Senza battere le ali cerco ancora un po' di te, senza averti nel domani imparando a vivere. Sento solo un gran rumore e una voglia di allegria nei miei passi più profondi, e nei sorrisi tu ci affondi e vivrai. Ma quanto durerà questo nostro amarci a metà? In due cieli un po' diversi, ma i nostri cuori sempre gli stessi. Io rimango ferma qua, senza sapere bene come andrà. E tengo stretto il tuo ricordo, sento il caldo di quest'altro giorno. E tu mi conoscevi e tu mi sostenevi, solo come sai potevi fare tu. Senza battere le ali cerco ancora un po' di te, senza averti nel domani imparando a vivere. Luisa Picerno, bella, bellissima canzone. Devo ammettere, Jenny, che sembra molto magra lì in TV, eh? Ma pure io stavo pensando la stessa cosa. Sembriamo molto magri in TV, vero? Sapete, la televisione mette dai 3 ai 5 kg, aggiunge. Veramente? Davvero. Sarò dimagrita allora. È stata l'emozione. È stata l'emozione. È stata l'emozione. Va benissimo, brava, grazie. Picerno. Ciao, grazie Luisa. Grazie, bellissima canzone. 5 kg mettono, si mette anche 5 kg. Io mi vedo più magro. Nel monitor stiamo bene. Comunque. Chiediamo a casa come ci vedono. Attenti a quei due. Lara Strifezza. Così, vieni, Lara. All'improvviso, Lara Strifezza. Vieni. Posizionati al centro. E qui andiamo. Guarda, se è posizionata, guarda quanto è precisa lei. Pa, qui, sull'X. Ma che dici, ti chiediamo l'età? 9 anni. Hai 9 anni. E perché fai l'ospite? Perché tu verrai a Sanremo con noi. È vero? Perché hai già vinto una delle tappe gemellate con noi. Hai e capito. Quindi verrai a Sanremo con noi. Bene. Brava. Lara, tu ci farai ascoltare un bellissimo pezzo di Tiziana Rivale che sarà quel che sarà. Vero? Mm-hmm. Ok. Sei emozionata? Dai, ti voglio far cantare, va bene? Lara Strifezza con, dillo da sola. Sarà quel che sarà. E dillo anche a me perché io non sento da questa parte. Sarà quel che sarà. Bene, visto? Bravissima. Applauso.
un giorno il mondo intero cadesse giù, mi salverei se solo ci fossi tu. Lara, ma che bellissima interpretazione! Lara. Ti sei beccata un sacco di applausi, dai! Grazie. Sei veramente brava! Ma grazie. Tu vivi da dove? Non mi è sfuggita, di dove sei? Di Battipaglia. Ah, bene, provincia di Salerno, perfetto. Bene. Beh, vogliamo salutare il pubblico a casa? Diciamo ciao a tutti? Ciao! E sarà quel che sarà. Bene, ci vediamo Salerno okay. con lei. Grazie, Lara! Adesso... Venga l'ultima ospite. E qui adesso, prima di presentarla, le voglio ricordare il discorso che la televisione può o no mettere dai 3 ai 5 kg. 8 minuti. Allora, siamo qui in diretta dagli studi di Italia Mia, Canto per te. Ok, quindi con Rossella Dorsi. Vieni Rossella. Rossella, applauso anche per la nostra ospite. E ti fa ascoltare un bellissimo pezzo accompagnata alla chitarra dal papà e che è un pezzo napoletano classico. Io te vorria vasà, Rossella Dorsi. Ma lo dice così, davanti a tutti? Fronne rose, oh so.
giardino sponta, o vento passa e passa, sturiccioli l'anfronta. Rossella Dorsi, grande, grande Rossella, accompagnata dal papà alla chitarra con un bellissimo pezzo di classico napoletano. Bene, è arrivato il momento della premiazione, siamo quasi alla fine di questa bellissima tappa di Canto per te. Vorrei chiamare qua sul palco Marcello Attanasi, il presidente di giuria. Presidente di giuria, prego al centro Marcello. Sul palco. Bene, che piacere stare in mezzo. Benvenuto tra di noi. Bene, 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 siamo giunti al termine. Bene, okay. siamo alla fine. Ci Marcello. Siamo, ci siamo. Abbiamo la lista delle premiazioni. Io direi, visto che il tempo è tiranno, di procedere velocemente. Quindi chiamiamo qua sul palco i concorrenti delle voci bianche che si sono classificati stasera ai primi posti. Benissimo, allora, il secondo posto delle voci bianche va Giorgia Pia Brenca. Un applauso, forza. Vieni Giorgia Pia, Giorgia Pia Brenca. Vieni Giorgia. Eccola. Eccola qua. Il tuo premio verso la telecamera. Vieni qua, metti il centro. Ecco, guarda verso la telecamera, così. Eccola qui, la prima. Abbiamo dato il premio più grande, il bello della diretta, il premio un po' più piccolo è questo qua. Ah, è un bel microfono. Okay. C'è stato un errore perché il premio deve essere in proporzione all'altezza, capito? Per cui questo l'abbiamo fatta diventare big, dai. Primo posto. Rimani qua con noi. Primo posto va a Miriam Cerino e Francesca Barra. Eccole, le bamboline. Eccole qua. Le due bamboline. Complimenti. Venite, veloci. Piccole, grandi artiste. Brave. No, tutte e due. Okay. Bene, bene. Abbracciatevi. Anche per Francesca, il premio. Eccolo. Perfetto. Complimenti. Terzo posto della categoria. Rimanete sul palco, tranquille. Terzo posto della categoria Big. Allora, terzo posto va Vitalina Mensa, un po' più qua, Jenny, un po'. Venite verso di noi, brave, così siamo tutti insieme. Marcello, scusa, ti abbiamo rubato il posto. No, va bene, andiamo subito avanti. Allora, secondo posto, Gabriele Cirigliano. Eccolo qui. Il nostro amico dalla Basilicata. Scelto un brano molto interpretativo, Grazie. Ok, andiamo avanti. Allora, primo posto per questa tappa. Si faccia avanti. C'è questa bellissima colonna sonora dei grandissimi Queen che ci accompagna sempre. Poi, tra l'altro, in ogni volta che facciamo questa bellissima premiazione, c'è sempre questa musica che oramai accompagna tutti i festival di tutto il mondo. Allora, il primo posto va a Ciro Criscuolo. Un applauso. Eccolo. Eccolo qua, Ciro Criscuolo. Vai, prenditi tu. Prego. Gli onori al vincitore. Onori al vincitore. Grazie.
Mentre invece abbiamo tre nomination. Tre nomination. Per partecipare alla finale di Sanremo. Allora, le tre nomination. Dalla prima, allora, Francesca Steven. Sì. Gabina Martinova e Iris Francesca Mattioli. Benissimo. Un applauso, forza, tutti sul palco. E allora, beh, siamo giunti alla fine. Andiamo, caro, avanti, facciamoci la passerella. Facciamoci, dai, un giro, non ci siamo nemmeno, come dire, insomma, non ci siamo regalati nulla, nemmeno un minuto. Sì, ma ne basta la pena. Ma abbiamo avuto in regalo questa splendida serata, questa molto bellissima bella, tappa di bella. Canto per te. Quindi noi ringraziamo il pubblico a casa, ringraziamo lo staff del, certo, Italia Mia TV qui a Caserta, e siete stati stupendi, quindi ringraziamo ovviamente il pubblico, ma principalmente i concorrenti. Siete, senza di voi un festival non avrebbe modo di esistere. La giuria tutta quanta, è inutile rinominarla, certo, perché abbiamo già l'abbiamo già fatto tante volte. Quindi Alfonso Senatore, Jenny Chiscuolo. Grazie a tutti e alla prossima tappa di Canto, Canto per te. Ciao. Buonasera.